Fare della Sicilia la quarta destinazione turistica italiana. Un obiettivo alla portata dell'isola che, per fare un balzo dall'attuale ottava posizione e piazzarsi alle spalle di Roma, Venezia e Firenze, è chiamata a unire le forze e a sviluppare delle strategie efficaci e condivise. Proprio per compiere l'auspicato salto di qualità, l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo, Anthony Barbagallo, ha convocato a Taormina gli stati generali del turismo siciliano che si sono riuniti il 25 e il 26 novembre scorsi in un noto hotel del centro, in quella che è stata la prima stagione turistica positiva dopo 8 anni di crisi, con un balzo del 25% rispetto al 2015. Nella 2 giorni si sono riuniti 5 tavoli tematici. Cinema, una nuova immagine della Sicilia. Teatri, programmazione e promozione, sviluppo della filiera produttiva, la scommessa di Anfiteatro Sicilia. Turismo e impresa, competitività, professionalità e tradizione, la sfida dell'offerta turistica siciliana alla sharing economy. Enogastronomia, percorsi del gusto, l'enogastronomia in Sicilia, i luoghi del sapore, tra i prodotti tipici e i vitigni autoctoni. Cultura, innovazione e creatività, un patrimonio da valorizzare. Si sono svolti 2 focus. Turismo studentesco e giovanile, come favorire la mobilità per riscoprire la natura e le città, e infrastrutture, volano dello sviluppo turistico. E infine hanno avuto luogo 5 forum istituzionali. Teatri, programmazione e promozione, sviluppo della filiera produttiva, cinema, una nuova immagine della Sicilia, turismo e impresa, competitività, professionalità e tradizione, la sfida dell'offerta turistica siciliana alla sharing economy, cultura, innovazione e creatività, un patrimonio da valorizzare, enogastronomia, percorsi del gusto, l'enogastronomia in Sicilia, i luoghi del sapore tra i prodotti tipici e i vitigni autoctoni. I tavoli tecnici e diversi eventi, basandosi sul modello già proposto dal Ministero del Turismo, hanno messo di fronte a discutere di turismo operatori del settore, opinion leader, professionisti, personaggi del mondo del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, imprenditori, funzionari della pubblica amministrazione, docenti di università, responsabili di enti ed organismi che operano in settori diversi. Presenti diversi assessori della Giunta regionale di governo e politici nazionali. Ha chiuso i lavori il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. Nei diversi tavoli e negli incontri si è ragionato con l'obiettivo di individuare le criticità dell'attuale sistema e proporre le possibili soluzioni. Ma non solo. Sono state avanzate idee nuove, originali, da adattare al modello Sicilia, puntando su quel mix straordinario che è la posizione geografica della nostra isola al centro del Mediterraneo, la sua storia, i suoi monumenti, che ben rappresentano la stratificazione delle varie culture che si sono alternate e che hanno lasciato qualcosa di sé. Ed ancora i siti UNESCO, il paesaggio, il clima che rende l'isola meta per tutti i mesi dell'anno, i territori che hanno ispirato la fantasia dei grandi scrittori del Novecento e che sono stati scenario per tanti film di successo, Il Gattopardo, Il Padrino, Nuovo Cinema Paradiso, solo per citarne alcuni, sino all'agroalimentare, che sarebbe riduttivo considerare semplicemente gusto, poiché rappresenta l'elemento che permette di scoprire la Sicilia. È emersa la necessità di favorire la destagionalizzazione e puntare su un turismo che accolga i visitatori per 12 mesi l'anno. Mare, collina, montagna, insomma, non manca proprio nulla per fare di questo settore il volano dell'economia dell'intera regione, che rappresenta già il 10% del prodotto interno lordo. Necessario pure sviluppare una collaterale politica infrastrutturale ed abbattere i costi dei collegamenti, in primis le tariffe aeree e le spese per il traghetto. Le idee venute a galla nei 2 giorni nella Perla dello Ionio, alcune già sollecitate dagli operatori da anni, arricchiranno il piano strategico del turismo, il primo che si realizza in Sicilia e che ricalcherà quello varato dal governo nazionale. E inoltre l'assessore Barbagallo ha lanciato la Maratona delle Idee, 42 giorni entro cui i giovani imprenditori potranno presentare le proprie idee tramite start-up innovative per puntare direttamente al turismo 4.0. Il 2017 è stato dichiarato dall'ONU l'anno internazionale del turismo sostenibile,
un modo di viaggiare rispettoso del pianeta e dei territori, che non alteri l'ambiente nella sua triplice forma, naturale, sociale e artistica, e favorisca al contrario visite non distruttive e a basso impatto. È la Sicilia, regione italiana che ha investito di più sul turismo sostenibile e sui treni storici, si candida ad essere nel 2017 la capitale del turismo sostenibile. Proprio su questo, l'assessore Barbagallo ha lanciato l'idea, raccolta dal ministro Franceschini, di allestire in Sicilia un grande evento tematico. Ad accogliere gli ospiti e a dare il benvenuto a Taormina è stato l'assessore Anthony Barbagallo, insieme al sindaco della cittadina, capitale siciliana del turismo, Eligio Giardina, e al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone. Poi l'avvio dei 5 tavoli tematici e dei diversi focus e forum. L'obiettivo è quello che, grazie all'attività di riflessione, concertazione e partecipazione degli stati generali del turismo con le imprese, gli operatori del settore e gli enti pubblici, definiamo nel più breve tempo possibile, noi speriamo entro i primi mesi del prossimo anno, il piano strategico del turismo. È stato previsto dalla legge regionale numero 10 del 2005, non è stato mai attuato. Noi siamo convinti che un piano strategico redatto insieme con gli operatori del settore veramente può rafforzare l'offerta turistica siciliana in modo perentorio e fare realizzare l'obiettivo che ci siamo prefissi, che è quello di diventare la quarta destinazione in Italia dopo le tre grandi città d'arte, dopo Roma, Firenze e Venezia. Io credo che è una sfida che possiamo raccogliere, quella di passare dalla settima regione alla quarta regione. Cinema, una nuova immagine della Sicilia, il tema al centro del primo tavolo, coordinato da Alessandro Rais, direttore dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo. Per l'attrice Lucia Sardo, il cinema può servire al turismo, a patto che ciò avvenga con qualità. Signora Sardo, lei ieri ha partecipato al tavolo sulla cinematografia. Ecco, quale aiuto può giungere dal cinema al turismo siciliano? Tantissimo aiuto, e lo sapete meglio di me, lo sanno tutti quanti, che raccontare il territorio serve. Una per tutte la storia di Montalbano, no? Il territorio del Ragusano era sconosciuto ed è diventato un territorio conosciutissimo, la gente viene. Però c'è un però, noi dobbiamo raccontare il territorio, ma lo dobbiamo raccontare con qualità, con valore. Non possiamo raccontare il territorio in modo mediocre. Montalbano funziona perché ci sono attori molto bravi, c'è la scrittura del meraviglioso scrittore nostro, c'è un attore bravissimo, c'è un regista straordinario e i luoghi sono molto belli. Allora, quella è la forma che dobbiamo adottare. Ottimi prodotti, è come quando si cucina, no? Quando noi cuciniamo, se già le materie prime sono scadenti, è chiaro che il gusto non sarà buono, ma se le materie prime sono ottime e noi ce le abbiamo, sicuramente sarà buono. Basta un bravo chef e tutto si esalta. Quindi questa è la... il mix giusto, la qualità, via la mediocrità, basta. La mediocrità non porta niente, non porta gioia, non porta ricchezza, non porta felicità, non porta sogni, ci fa pesare troppo, diventiamo pesantissimi con i piedi di piombo. Allora basta, basta mediocrità, e viva la specialità, e viva il merito. Il merito, quella è la vera ricchezza. Teatri, programmazione e promozione, sviluppo della filiera produttiva, la scommessa di Anfiteatro Sicilia. Il tema al centro del secondo tavolo, coordinato da Francesco Giambrone, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Onofrio Cutaia, direttore generale spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha partecipato al forum sui teatri. Credo che l'assessore Anthony Barbagallo stia facendo benissimo a puntare esattamente sulla relazione forte che vi è tra i beni culturali, le attività culturali e il turismo. E ormai sembra una cosa scontata, in realtà non lo è sotto il profilo delle dinamiche, della strategia, della possibilità di porre in essere azioni che siano poi collegate, che siano poi proprio mirate alla, come dire, all'utilizzazione di quanto di fantastico c'è in questa regione.
Turismo e impresa, competitività professionale e tradizione, la sfida dell'offerta turistica siciliana alla sharing economy, il tema al centro del terzo tavolo, coordinato da Venera Tomaselli, professore di statistica all'Università di Catania. Di imprese e infrastrutture si è pure parlato nei focus e nei forum. Ascoltiamo le interviste ad alcune protagonisti. Allora, innanzitutto noi è da 3 anni che nel documento di programmazione indichiamo che turismo e agricoltura insieme alla sanità e l'energia sono i settori trainanti dell'economia siciliana, quindi il fatto che poi questi settori si sviluppino non è del tutto causale, nel senso che concentriamo lì la maggior parte delle risorse che abbiamo e poi sempre nel documento noi indichiamo che ci sono dei settori serventi, quindi l'infrastruttura e l'informatica devono servire ai settori prioritari. Per cui stiamo concentrando in questa logica gli investimenti, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le linee programmatiche che ci indica lo Stato o la Commissione Europea quando ci dà i fondi. Per cui secondo me quello che serve è mettere a sistema tutte le risorse, anche quelle che a primo sguardo sembrerebbero non poter essere di supporto al turismo. Faccio un esempio, la banda ultralarga è uno strumento che dà supporto al turismo e la stiamo sviluppando in tutta la Sicilia. C'è ora nella legge di assestamento un emendamento che ha fatto un parlamentare che io ho apprezzato, che è il fatto di creare una redazione unica utilizzando anche le persone dell'istituto giornalismo per fare comunicazione, quindi come si portano i turisti anche facendo comunicazione. Oggi la comunicazione è soprattutto internet e social media, per cui va organizzata, va strutturata, no? Fa più pubblicità oggi un video di 20 secondi messo su YouTube che 1000 articoli sui giornali, per cui questo va organizzato e va gestito per attrarre il turista. Poi quando viene qui chiaramente innanzitutto ci vogliono le infrastrutture per portarle, stiamo investendo sugli aeroporti, soprattutto sugli aeroporti minori, e di nuovo in assestamento abbiamo messo un emendamento, ha fatto un articolo per incentivare e aiutare gli aeroporti minori e far confluire più turisti. Bisogna investire sulle strade, sulle autostrade, sugli alberghi senza costruire di nuovi. Qui di nuovo la Giunta ha dato delle linee guida molto chiare, degli incentivi sui bed and breakfast e gli alberghi diffusi che consentono fra l'altro di evitare lo spopolamento dei borghi, di recuperare centri storici e quant'altro. Quindi è una serie di iniziative che a prima vista non sembrano interconnesse, ma che in realtà sono tutte collegate per favorire lo sviluppo di questi settori. E un altro elemento importantissimo che stiamo mettendo in finanziaria è cercare di destagionalizzare. Ci sarà un'iniziativa molto importante che stiamo vedendo con l'assessore Barbagallo, proprio per far lavorare insieme tutti i teatri della regione, coinvolgendo anche i teatri di pietra, coinvolgendo anche i teatri privati, per fare delle programmazioni comuni e farle ruotare fra diversi teatri coprendo tutto l'anno, perché ormai lo vediamo oggi, no? In Sicilia il turismo dovrebbe essere 12 mesi all'anno. Quindi non solo grosse iniziative ma tante iniziative, l'importante è mettere una cornice unica e fare sistema. L'anno scorso, oggi i giornali lo riportavano perché lo Svimez l'ha messo, ma se vi leggete l'introduzione al documento di programmazione che è in discussione in questi giorni in commissione, in aula, già si sapeva che l'anno scorso è stato un 1,5% di aumento del PIL, che è il dato più alto in Italia, il doppio della media nazionale. Quest'anno i primi 6 mesi è stato lo 0,6, ma ancora non c'era tutta la stagione turistica, per cui ed è un anno un po' di flessione per la programmazione, perché l'anno scorso abbiamo chiuso il ciclo della vecchia programmazione, ora stiamo riprendendo quella della nuova. Poi quest'anno probabilmente sarà un po' meno dell'anno scorso, ci aspettiamo un qualcosa fra lo 0,5 e l'1%, per me l'anno prossimo sarà di nuovo molto alto, perché riprende tutta la nuova programmazione, non solo comunitaria, ma il patto per la Sicilia, che porterà risorse all'economia siciliana. Teniamo conto che ora abbiamo un bilancio regionale risanato, dove fino a ieri usavamo i fondi per lo sviluppo per il bilancio regionale, oggi stiamo liberando 1 miliardo di euro l'anno, più arrivano 2 miliardi dallo Stato, cioè se mettiamo tutto insieme sono tutti soldi che vanno nell'economia, per cui il PIL non può che crescere. Piano strategico che deve vedere la sinergia piena dell'assessore del turismo, assessore dei trasporti, ovviamente all'economia, ed intesa con la programmazione e con gli altri assessorati che possono dare un impulso forte alla crescita turistica in Sicilia, pensa ai beni culturali, anche all'agricoltura. Ho presentato un disegno di legge per creare appunto una cabina di regia e riportare in capo al turismo la strategia per la crescita del settore. Oggi c'è una frantumazione eccessiva di competenze in materia di turismo tra i vari assessorati e ciò non aiuta a fare sistema. Dobbiamo recuperare questa capacità di stare insieme con un progetto sinergico forte e orientare gli investimenti per i prossimi anni in maniera decisa sul turismo, che può essere il vero volano per la crescita economica dell'isola.
Una normativa che punta sul brand Sicilia a 360 gradi. Certo, abbiamo bisogno di fare sistema, non è possibile fare un piano dei trasporti che non tenga conto principalmente delle esigenze dei turisti. Non è possibile che l'assessorato ai beni culturali porti avanti una programmazione che non sia connessa con le strategie di sviluppo del settore del turismo, perché noi possiamo e dobbiamo puntare a fare turismo 12 mesi l'anno. Per fare turismo 12 mesi l'anno dobbiamo fare turismo culturale, dobbiamo fare quel tipo di turismo che può attrarre flussi anche degli over 65 e degli over 70, quindi abbiamo perfino esigenza di fare sinergia col sistema sanitario. Ci sono milioni di dializzati per il mondo che vogliono venire in Sicilia, che hanno bisogno di avere le giuste cure mediche, e vengono solo se qui ci sono le condizioni per poter venire, per la loro salute. Allora tutto il governo regionale deve sviluppare insieme un intervento forte per il rilancio del settore del turismo, mettendo in sinergia risorse, le energie migliori, intelligenza, creatività, ascoltando i contributi che possono venire dai privati. Questa due giorni qui a Taormina è molto importante anche per questo, quindi dobbiamo come istituzioni aprirci al confronto, al dialogo con le parti sociali, con gli operatori del settore, con tutti coloro che possono anche rappresentare le brillanti iniziative che hanno sviluppato in termini innovativi per l'attrazione del turismo. La Sicilia è molto più della Florida o della California. Non solo abbiamo un mare più bello, non solo qui abbiamo condizioni climatiche ideali, ma abbiamo quello che lì non avranno mai. Abbiamo un patrimonio sterminato di beni culturali, di archeologia, di cultura, che non si può certamente recuperare con qualche mese o anno di investimenti, ma che la storia, chi ci ha preceduto ci hanno consegnato, e noi abbiamo il dovere di valorizzare, tutelare e anche valorizzare questo patrimonio artistico straordinario, e anche di metterlo a reddito per fare ricchezza, creare benessere e consegnare a chi verrà dopo di noi una Sicilia ancora migliore, più bella, più ricca. Un grande evento sicuramente di cui dobbiamo dare merito al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che vuole promuovere nel mondo la vera idea, la vera immagine della Sicilia, una Sicilia che lavora, una Sicilia che produce, una Sicilia che vuole cambiare, una Sicilia che ha tante positività. La crescita del settore del turismo quest'anno lo dimostra, abbiamo una crescita che è circa 3 volte la media nazionale, e la crescita del settore del turismo ha dato un contributo determinante anche alla crescita del PIL quest'anno. Per la nostra regione è possibile fare 10 volte tanto. Dobbiamo fare conoscere la nostra terra per quello che è. Mi capita spesso, anche nella qualità di vicepresidente dell'Assemblea Regione Siciliana, di ricevere delegazioni straniere, anche delegazioni diplomatiche. Tutti coloro che vengono dall'estero e hanno la possibilità di conoscere direttamente la Sicilia rimangono ammirati, sbalorditi. Nessuno di loro pensava di trovare ciò che poi trovano. C'è una Sicilia che è una terra meravigliosa, in cui abbiamo dei punti di forza straordinari, non solo i beni culturali, non solo il clima, ma pensa alle nostre ricchezze enogastronomiche, la dieta mediterranea che è patrimonio dell'UNESCO, la straordinaria produzione vitivinicola della nostra terra, la crescita del settore dell'olio, prodotti agricoli che stanno conquistando i mercati internazionali, proprio perché i turisti che vengono qui hanno la possibilità di conoscerli, poi tornando nei loro paesi d'origine vogliono continuare a consumarli, e quindi per esempio c'è una crescita dei consumi dell'olio d'oliva molto notevole in Svezia, perché gli svedesi che vengono in Italia ne apprezzano le qualità salutari e anche il buon gusto, e quindi tornando decidono di continuare ad investire solo per l'acquisto anche dell'olio d'oliva nel loro paese. Un piccolo esempio, è un piccolo esempio di come si può fare sistema e rilanciare un progetto di sviluppo per la nostra terra, fatto di rilancio del turismo, di beni culturali, di attività culturali. Abbiamo una presenza ricchissima di tantissime istituzioni culturali che possono dare un contributo straordinario anche all'attrazione turistica. Penso ai nostri teatri, Teatro Massimo di Palermo, così come il Bellini di Catania o il Vittorio Emanuele di Messina o la Sinfonica di Palermo. C'è una produzione teatrale lirico-sinfonica straordinaria, ma anche la presenza di tanti teatri privati
che davvero meritano un sostegno forte, perché in un momento di crisi decidono di rischiare di investire per produrre cultura, e la cultura per noi è un elemento fondamentale di crescita. Allora dobbiamo mettere in sinergia tutto questo, beni culturali, cultura, risorse naturali, i nostri parchi, le nostre riserve. Siamo qui a pochi chilometri ad esempio dalle isole Eolie, anche questo patrimonio dell'UNESCO, siti straordinari insieme alla nostra produzione enogastronomica, e dobbiamo fare sistema, quindi abbiamo la necessità di investire le risorse della prossima programmazione comunitaria per fare sistema. Anche le risorse del Patto Sud sono tanti miliardi di euro, fra Patto Sud e programmazione comunitaria abbiamo circa 13 miliardi di euro da poter investire per infrastrutture, sviluppo produttivo e creare tutte le condizioni che davvero sono necessarie, ma che è possibile creare per fare quel salto di qualità che la nostra Sicilia merita. Assessore Pistorio, seconda giornata sugli stati generali del turismo, qual è la sua idea per coniugare infrastrutture, turismo ed economia? È evidente la connessione, no? Sono le infrastrutture e i trasporti. Trasporti e infrastrutture non si può fare turismo. Noi abbiamo fatto un lavoro molto serio e lo stiamo facendo per realizzare tutte le connessioni potenzialmente migliori per accedere in Sicilia, e oggi l'accesso in Sicilia avviene attraverso gli aeroporti, perché l'unico, perché non avendo, come dico io, il ponte sullo stretto, ci è preclusa la ferrovia come strumento fondamentale e anche l'accesso automobilistico, anche se quello sarebbe comunque marginale. Certamente gli aeroporti, stiamo lavorando per collegare gli aeroporti col sistema ferroviario, sta già accadendo per l'aeroporto di Palermo, accadrà per quello di Catania con una stazione ferroviaria che sarà fatta entro 3 anni, abbiamo spiegato una serie di altri investimenti, stiamo lavorando sulla grande viabilità, per esempio garantendo all'aeroporto di Comiso un collegamento efficace attraverso la Catania-Ragusa, che ormai è stata avviata la procedura di inizio, la procedura di realizzazione, e la costruzione della bretella dall'aeroporto di Comiso alla Catania-Ragusa. Per questo, quando riguarda gli accessi agli aeroporti, ovviamente dove vanno migliorate le performance gestionali e le sinergie tra i due poli, perché la nostra programmazione per noi è un unico polo, quello tra Palermo e Trapani e quello tra Catania e Comiso, che sono ovviamente sinergiche che devono sviluppare la massima complementarietà. Il modello infrastrutturale si basa appunto sulla promozione di questi poli aeroportuali come luogo di accesso in Sicilia. Abbiamo lavorato bene sul trasporto via mare, i servizi aggiuntivi per le isole minori, lo abbiamo sentito anche stamattina, abbiamo avuto un incremento di presenze infatti molto importante, che è legato a un aspetto congiunturale. È chiaro che la crisi politica dei paesi del Nord Africa ha determinato con quella instabilità e la perdita di fette di mercato importanti che la Sicilia ha recuperato e che vanno preservate. È una condizione virtuosa che va salvaguardata migliorando appunto i servizi turistici, e questo è compito degli operatori e del sistema del turismo. Noi dobbiamo garantire l'accesso e il miglioramento della rete siciliana. Stiamo lavorando per migliorare la rete autostradale, ma sono ovviamente per il completamento, miglioramento e completamento, ma sono, come ho spiegato con molta onestà, investimenti quelli infrastrutturali di medio periodo. Nel brevissimo periodo abbiamo fatto un investimento importante sulla viabilità interna, di quasi 400 milioni di euro nel patto per il sud, tra viabilità secondaria e le strade statali che però sono, che hanno una funzione di collegamento locale, la 113, la 114 e 115, che sono le cosiddette costiere, cioè la settentrionale, l'orientale e la meridionale, il triangolo della Sicilia, che vale un intervento molto importante insieme a quelle sulla viabilità secondaria. E qui sono interventi immediatamente cantierabili che si svilupperanno nel giro di un paio d'anni e che garantiranno una migliore fruibilità delle aree interne e delle aree costiere. Per lo sviluppo del sistema infrastrutturale più importante, gli investimenti sono più a medio periodo. Il più importante è per esempio la manutenzione straordinaria della Catania-Palermo, in cui c'è un programma di investimenti di 850 milioni per fare di quella strada, che è l'asse portante del sistema trasportistico siciliano, una strada moderna e sicura. Ecco, lei accennava proprio prima all'argomento sul ponte dello stretto di Messina. C'è questa volontà politica di iniziare a
quantomeno un'apertura di argomento a questi lavori? Allora, il ponte sullo Stretto non è una competenza della Regione, è una competenza dello Stato, è lo Stato che decide. Per quanto mi riguarda, come assessore alle infrastrutture della Regione Siciliana, ho espresso in tutte le sedi tutta la nostra auspicio che questa infrastruttura si possa realizzare, perché sarebbe essenziale per la innovazione del sistema trasportistico e infrastrutturale siciliano. Per quanto mi riguarda, mi sto preparando, perché nel piano dei trasporti ho chiesto ai nostri consulenti di avere un addendum sul sistema trasportistico e infrastrutturale siciliano se ci fosse il ponte. Quindi accanto a un piano che tiene conto della programmazione ordinaria di quella che è già in corso, un piano aggiuntivo se avessimo il ponte, perché bisogna prepararsi per tempo, perché con le infrastrutture la programmazione è quella di breve periodo per gli interventi immediati, di medio periodo per le scelte e quelle strategiche devono essere di lungo periodo. Allora gli investimenti, per esempio infrastrutturali di lungo periodo, devono poter tener conto della possibilità che il ponte sullo Stretto sia una prospettiva realistica. Ad oggi è soltanto un auspicio. Sicuramente è un momento molto importante per la Sicilia e in generale per le attività del Sud Italia, per il turismo. Il Sud Italia ha delle potenzialità a livello mondiale incredibili per accompagnare il brand Italia, che è molto potente nei mercati internazionali del turismo, però va qualificato. Credo che questa operazione degli Stati Generali del Turismo della Sicilia, un po' in seguito agli Stati Generali del Turismo fatti dal Ministero e del Piano Strategico del Turismo che abbiamo scritto con le Regioni, vada esattamente in questo senso, ossia mettere insieme tutti gli operatori del settore, il pubblico, il privato, la Regione e i vari enti territoriali, per capire quali sono le priorità del settore e le principali iniziative da mettere in essere più presto. Smentirei decisamente il fatto che il turismo italiano è in crisi. Il turismo italiano è un settore che va molto bene, l'altro anno 2016 dovrebbe essere più 4%, e quindi è uno dei settori in maggiore crescita. Se il PIL generale del paese crescesse come il PIL del turismo, avremmo un paese con un boom economico importante. È vero però che le potenzialità per l'Italia nell'ambito del turismo sono incredibili e ancora non siamo vicini a sfruttare al meglio quelle potenzialità. Il settore del turismo sta facendo molto bene, c'è grandissima richiesta nei mercati internazionali di Italia e in particolare di Sud Italia. Vedete che la giornata di oggi è incredibile, con quasi 20 gradi a fine novembre, e dobbiamo sfruttare queste caratteristiche che sono culturali, territoriali, di una grande identità italiana nel mondo, e vanno sfruttati al meglio, quindi bisogna lavorare in questo senso, però è un settore che va bene. Presidente, qual è la sua idea per coniugare infrastrutture, turismo, economia e trasporti? Ma la mia risposta è esattamente quello che abbiamo fatto questa mattina, cercando di mettere insieme gli attori di un processo così importante e tutti gli addetti al turismo. In una terra che per vocazione naturale, diciamo, è una terra che offre tantissimo, offre un patrimonio enorme, allora dobbiamo essere capaci di interpretarlo e di comunque renderlo il più possibile appetibile. E noi stiamo cercando di fare la nostra parte come aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, un aeroporto che cresce in termini di passeggeri in modo esponenziale, l'ultimo dato è il 9,7%, un aeroporto che da qualche anno ormai a questa parte ha i propri bilanci in utile, credo che sia un'inversione di tendenza, un aeroporto che ha deciso di modificare il proprio profilo dell'infrastruttura offrendo nuovi servizi e nuove capacità di essere attrattive, diciamo, proprio con riferimento all'infrastruttura. È il senso di quello che vogliamo mettere a disposizione di questo processo così importante. Lo vogliamo fare insieme a tutte le autorità competenti, lo vogliamo fare con le istituzioni, ma è necessario che ci sia una sintonia generale. Allora, oggi abbiamo manifestato che da parte nostra non può che esserci questa sintonia, non può che esserci chiaro che bisogna stare insieme e fare rete. Abbiamo picchi altissimi, a gennaio era del 21%, il fine di quest'anno ha già detto che ci attestiamo su un aeroporto che arriverà a 5 milioni e 4 di passeggeri. Ricordo che nel 2014, quando abbiamo cominciato a governare questa società con un passo diverso, eravamo a 4 milioni e 100, una bella differenza. Enogastronomia, percorsi del gusto. L'enogastronomia in Sicilia, i luoghi del sapore tra i prodotti tipici e i vitigni autoctoni, l'argomento del quarto tavolo tematico, coordinato da Concetto Bellia, presidente del GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara.
L'Alcantara, la zona dell'Etna e Taormina rappresentano l'eccellenza sicuramente, abbiamo di tutto, dall'enogastronomia all'ambiente, ai beni culturali, la costa, il mare, non manca niente, manca solamente quello che ci siamo detti più volte, facciamo sistema, cioè tutti gli attori del territorio a qualsiasi livello c'è la necessità di fare quello che stiamo facendo in questi giorni e continuiamo a fare concretamente. Gli attori del territorio significa non solo la parte politica ma soprattutto la parte produttiva, gli imprenditori, il tessuto sociale, tutti devono credere che questo è un nuovo modo sicuramente di sviluppo, perché fino ad oggi, ahimè, il turismo che è stato visto sempre come l'industria vera della nostra isola, il nostro comprensorio, non è stato così. È arrivato il momento di voltare pagina, è arrivato il momento di far emergere quelle che sono le vere eccellenze del nostro territorio. Noi ci abbiamo creduto come GAL, ci crediamo come assessorato al turismo. L'assessore Barbagallo a questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro sicuramente in questo ultimo anno. La dimostrazione è che ci stiamo confrontando. Ieri abbiamo fatto questo tavolo con dell'enogastronomia di cui io mi onoro di aver coordinato, e là tutti gli imprenditori in qualsiasi settore, da Ciccio Sultano alla cantina Cambria, dal presidente del Slow Food al presidente delle strade del vino e a quant'altri, l'unica cosa vera che emerge sempre, facciamo sistema, facciamo emergere tutto, alziamo il livello dei servizi perché diventa fondamentale, e soprattutto facciamo in modo tale che questa terra possa veramente far sì che i nostri ragazzi possano restare qui. Veramente, intanto un plauso, un apprezzamento all'assessore regionale che ha voluto promuovere questi due giorni, ma soprattutto per aver voluto coniugare il tema del turismo nelle diverse sfaccettature. Ha parlato di ambiente, ha parlato di beni culturali, ha parlato e vuole parlare di enogastronomia, cioè dei valori, dell'eccellenza della produzione agricola siciliana legata ai territori. Allora, se dovessimo fare un lunghissimo elenco di quanti brand positivi ci sono nell'agricoltura, parliamo sicuramente di vino, parliamo di eccellenze vitivinicole, parliamo di prodotti DOP della nostra terra, tutti legati al territorio e tutti legati alla valorizzazione dell'eccellenza della produzione agricola legata alla valorizzazione del territorio. E allora le iniziative che sul piano nazionale stiamo portando avanti sono iniziative che certamente favoriscono anche lo sviluppo del turismo. Penso alle strade del vino, penso alle città del vino, penso a tutte quelle attività che sono legate al territorio ma puntano agli agriturismo che ci sono nel nostro territorio siciliano e anche nazionale, e quindi tutto sta a significare che oggi un'offerta che per molti versi è frammentata dovrà diventare il grande volano dello sviluppo. Allora sì, turismo significa più valorizzazione ambientale, le nostre risorse naturalistiche, più valorizzazione archeologica e culturale, quindi le nostre bellezze, i nostri siti UNESCO e i nostri siti minori dei beni culturali, ma anche più agricoltura, più enogastronomia, più produzione agricola, che in questo momento, non dimentichiamo, abbiamo un trend assolutamente positivo. Noi oggi in un'economia stagnante l'economia agricola cresce più del resto degli altri settori, l'agroalimentare italiano cresce più degli altri comparti produttivi. Oggi abbiamo 36 miliardi di export per il settore dell'agroalimentare, puntiamo a 50 miliardi per entro il 2020. Questo significa che ci sarà una grande potenzialità, ci sarà una capacità. Tutto questo non avverrà a caso, negli ultimi anni soprattutto abbiamo voluto concentrare le attività dei ministeri, penso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Agricoltura, ICE, Unoncamere, tutti con uno sforzo proteso a concentrare l'immagine del brand Italia verso i mercati internazionali. Se questo coordinamento, se questa univocità del nostro messaggio sarà sempre più forte, raggiungeremo sempre risultati più significativi. Allora l'iniziativa di oggi ha una sua forte valenza, quindi un apprezzamento, un plauso, ma soprattutto anche una forte spinta al brand Sicilia, la Sicilia che produce, la Sicilia che innova, la Sicilia che crede negli imprenditori, che crede nell'intrapresa privata, che crede al concorso pubblico, alle iniziative private. Quindi mi pare che ci siano tutte le condizioni perché questa possa diventare veramente una grande occasione, una grande opportunità, una grande ripetibilità nel futuro, perché questo veramente possa essere l'appuntamento che mette insieme le idee ma poi le sviluppa e le porta tutte sui mercati. Ma
Devo dire che questa giornata, che per noi ha rappresentato un laboratorio, dico per noi dell'Etna, del fico d'India, della ciliezia, del pistacchio, è una giornata che risulta all'attivo proficua, perché ci ha permesso di giungere a una sintesi che ci permette in qualche modo di verificare, valutare e quindi implementare delle azioni di forza e proattive per avviare un sistema virtuoso siciliano dell'agroalimentare. Per noi il grande assente è il sistema integrato siciliano ed è questa l'istanza che noi facciamo sia al mondo della politica ma che rivolgiamo anche al mondo produttivo. Gli assessorati all'agricoltura, al turismo, alla cultura non possono più non dialogare tra di loro e non mettersi a sistema attraverso dei tavoli che siano tavoli su cui siedono diciamo, personalità dei rappresentativi dei vari assessorati, perché vi sono delle misure come dell'agriturismo piuttosto che misure per lo sviluppo del territorio che in qualche modo interessano tutte e tre questi assessorati. Quindi la politica deve fare questo sforzo di, non soltanto di coordinamento ma anche di sintesi degli obiettivi economici e strutturali che vuole raggiungere. D'altro canto il territorio anch'esso deve organizzarsi, quindi non è possibile che una strada del vino non dialoghi con una strada del fico d'India piuttosto che un distretto. Bisogna mettere tutto a sistema. E allora con un principio che è quello dell'effetto moltiplicatore, faccio l'esempio della signora che va a Tindari, è una fruitrice di un turismo religioso, deve poter trovare lì tutto il paniere dei prodotti tipici siciliani, così come all'interno delle aziende fico d'indicole, così come all'interno delle aziende vitivinicole. A tal proposito il mio mondo, il mondo fico d'indicole, si sta attrezzando con gli strumenti che sono appunto la strada del fico d'India, dei sapori e dei saperi Sicilia che presenteremo domenica sera alle ciminiere alla presenza dell'assessore Anthony Barbagallo, il distretto produttivo il fico d'India e tutte le DOP diciamo che sono organismi superiori, quindi l'auspicio è quello che il territorio unitamente alla politica possa far sistema e possa dare uno slancio fattivo a questo straordinario mondo che è l'agroalimentare siciliano. Cultura, innovazione e creatività, un patrimonio da valorizzare, il tema al centro del quinto e ultimo tavolo coordinato dal giornalista e scrittore Felice Cavallaro, promotore della Strada degli Scrittori, itinerario che invita a ripercorrere i luoghi vissuti amati dagli scrittori e descritti nei loro romanzi. E proprio questi territori possono diventare una risorsa per un turismo colto, interessato a scoprire i luoghi, i paesaggi, la gastronomia. Il tavolo della cultura, centrato anche sulla Strada degli Scrittori e sui percorsi turistici che possono essere attivati con una contaminazione, utilizzando la fortuna di avere in questa regione una quantità infinita di scrittori, di grandi scrittori del Novecento come Sciascia, Pirandello, Camilleri, ma dall'altra parte della Sicilia, verso fra Catania e Siracusa, Bufalino, Vittorini, Brancati, De Roberto, sul Tirreno Vincenzo Consolo, Giuseppe Borgese, Stefano D'Arrigo, per non parlare del Gattopardo. Ecco, utilizzare questa grande fortuna per attrarre flussi di turismo anche scolastico e religioso, per poter rivitalizzare i territori in cui questi scrittori hanno trovato ispirazione, hanno scritto le loro opere. Però per fare questa cosa bisogna che la regione siciliana costruisca una piattaforma digitale, questa è la proposta che è venuta fuori dal tavolo che ho coordinato, una piattaforma digitale capace di raccogliere tutte queste informazioni e offrire al turista le informazioni su questi territori dove gli scrittori hanno trovato le loro ispirazioni, ma oggi offrono percorsi anche enogastronomici, culturali, di intrattenimento, per poter rendere divertente, accattivante l'offerta turistica, cioè utilizzare gli scrittori non come un cenacolo letterario per poche elite, ma utilizzare tutto ciò che i loro romanzi, le novelle hanno prodotto nel cinema, nel teatro, nella musica, ed è su questo terreno che possiamo tentare di conquistare anche gruppi di giovani, per poterli anche fare divertire, cioè l'offerta deve essere complessa e per dirla con una parola mi richiamo a una bella immagine di Andrea Camilleri,
che è felice di essere, come dire, uno sponsor della strada degli scrittori, perché lui dice: ma la strada degli scrittori è la strada del formaggio che mangi, del vino che assaggi, quindi la capacità di mettere a rete tutta l'economia locale, dalle cantine vitivinicole agli artigiani e ovviamente agli albergatori e ai ristoratori, che potranno avere delle ripercussioni positive dai maggiori flussi turistici che noi auspichiamo, pensando però di poter anche riconquistare una capacità di narrazione dei nostri luoghi, e questo attraverso guide turistiche che ovviamente fanno un gran lavoro quando ci descrivono i capitelli dorici della Valle dei Templi, ma noi vogliamo che quel turista, che peraltro spesso sta con una tecnica del mordi e fuggi, perché i pullman lo portano lì per 3 ore e poi vanno via, spesso non dormono lì, noi vorremmo riuscire ad agganciare questi stessi turisti e tanti altri per narrare ciò che si può vedere attorno, e allora portarli anche nella favara di Giuseppe Russello, nella Palma di Montechiaro dove c'è il convento della Beata Corbera raccontato dal Gattopardo, da Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, e così i libri di Sciascia con le parrocchie di Regalpetra o il giorno della civetta scritti nella sua Racalmuto, trovare un sistema perché il turista colga l'occasione di una riflessione sì letteraria ma calata in una realtà in cui possa anche divertirsi e arricchirsi riscoprendo il cinema, il teatro, la musica. Beh, il turismo internazionale è in crescita fortissima da qualche anno, continuerà a crescere moltissimo nei prossimi anni, perché crescono i numeri dei turisti che girano nel mondo, e l'Italia è la meta desiderata di viaggio prima in tutte le classifiche. E naturalmente bisogna lavorare molto su questo, bisogna puntare su un turismo intelligente, colto, sostenibile, che spende, che rispetta l'ambiente. Bisogna lavorare quello che stiamo facendo a livello nazionale, perché non siano soltanto le grandi capitali dell'arte, Venezia, Firenze e Roma, che in alcuni casi hanno anzi problemi di sovraffollamento, ma si valorizzi tutta l'Italia, che è un grande museo diffuso. In particolare la Sicilia è uno scrigno di tesori, ha tutti gli ingredienti unici al mondo che servono per avere una grande crescita di turismo nei prossimi anni: le bellezze naturali, il mare, le città d'arte, la cultura, la musica, la letteratura, davvero è tutto mescolato. La regione sta lavorando molto su questo, e al di là delle competenze delle regioni statuto speciale, noi siamo pronti a lavorare insieme, e io sono qua per questo. Assessore, il bilancio di questi stati generali? Ma è un bilancio positivo, parleranno poi i dati. Io ho detto poc'anzi che la Sicilia, dopo questi 2 giorni di dibattito, con un livello così importante di interlocutori, ministri, sottosegretari, dirigenti generali del governo nazionale, governo regionale, parlamentari, da stasera la Sicilia e il mondo del turismo siciliano è più forte, credibile e autorevole. Come si darà seguito ai vari tavoli tematici? Raccoglieremo le idee innovative intanto delle start-up, dei giovani imprenditori, delle richieste arriveranno dalle aziende che si occuperanno appunto di innovazione per 42 giorni, è una maratona, la maratona è 42 km, noi faremo 42 giorni, aspetteremo per 42 giorni queste richieste fino al 12 gennaio e poi definiremo il piano strategico del turismo entro il 28 febbraio.